altro intervento del direttore. Allora, volevo rispondere al dottore, se posso. Allora, questa cosa su Sarno, no? Nasce nel 74, più o meno quando è nata la Salerno Reggio Calabria. Allora, stiamo parlando di un progetto di 30 anni dove dentro questo progetto ci sono andate a finire un po' di cose, ci sono andate a finire quindi le persone che hanno sperperato questi soldi, circa 500 milioni di euro, più o meno, insomma, questo è il prezzo di grandezza. Ne sono rimasti 145, poi non si capisce bene a che titolo sono rimasti sui conti dei comuni, insomma tutto un casino, quello che sto qua raccontando. Io sono d'accordo che potrebbe sembrare ancora un rimandare, sono d'accordo dottore con lei quando dice questa cosa, perché veramente potrebbe sembrare un rimandare, però bisogna spiegare una cosa che è importante. Questo progetto del SAN del 74 non ha risolto ancora un problema che è importantissimo, perché il progetto riguarda circa 2000 comuni, è una cosa enorme, non è una cosa così. Ma non ha risolto il problema, che è un problema a carattere nazionale, cioè il controllo sugli svessamenti da parte delle industrie che stanno ai lati dei fiumi, perché non è solo un problema del Sarno, è un problema del Sarno qua, ma è un problema magari di un fiume che sta anche verso Caserta, ma è un problema, se poi la vogliamo dire, alla parte nazionale, che arriva forse anche verso il Po. Quindi quello che dice lei, che mi preoccupa, perché io non so fino a quando ci sarà un governo a livello nazionale, perché questa cosa poi, noi ci siamo guardati negli occhi quando l'abbiamo discussa, non è detto che è possibile risolverla localmente, perché è una cosa che deve essere risolta a livello nazionale, in quanto riguarda chiaramente l'attività produttiva del paese. Chiaramente il controllo che bisognerebbe fare è attuare su tutte queste industrie. Qui abbiamo le industrie conserviere, che è vero che facilitano magari adesso le acque bianche, le acque rosse, tutto un casino che sto qua, però probabilmente non sappiamo effettivamente se ci sono gli effettivi controlli che riguardano tutti i comuni. Quindi al monte direi che il fiume Sarno è stata una cappellata, chiedo scusa del termine, per dire la famosa questione meridionale, se qualcuno ricorda, per il mezzogiorno, per far arrivare dei soldi sul mezzogiorno, ma di fatto sapendo già bene che non si poteva risolvere, in quanto è un problema, ripeto, per quanto riguarda una strategia ambientale a livello energetico nazionale. E sono perfettamente d'accordo quando uno dice: ma mi sembra che state rimandando il problema. Ma sì, lo so, è vero, ma su quale non mi voglio nascondere, ma non so bene che cosa ne pensa il governo nazionale attuale, se avrà anche una sua vita. Spero di sì, ma insomma qualche difficoltà ce la stanno trovando sulla strada. E questo per quanto riguarda il Sarno, al quale volevo aggiungere questo, sempre ripetendo però una cosa importante, voglio dire in maniera chiara: il programma è scritto, perché come ci siamo guardati negli occhi, l'abbiamo detto, è un libro dei sogni, ma di fatto il nostro primo programma è capire gli sprechi. Senza questo non dobbiamo essere. Senza se e senza là. E allora, vabbè, cioè, avviamoci con altre domande da parte, innanzitutto Stoppo Radio, 22:40. Mi chiamo Angelo Mirante, sono stato un dirigente di un comune vicinione, adesso sono in pensione. Nella mia ripartizione avevo circa 40 dipendenti e cose. Io conoscevo vita, morte e miracolo di ogni dipendente comunale. Il controllo, l'operatività, le funzioni che avevano, in poche parole il risultato che loro dovevano avere. Mi sono accorto, qui purtroppo sono cittadino stabiese da 30 anni, una pratica presentata al protocollo dopo 7 giorni non stava nell'ufficio preposto. Allora dico, è un problema di organizzazione interna, oppure c'è proprio questa mentalità che le cose si devono fare in un determinato modo?
La mia ripartizione abbracciava commercio, polizia locale, polizia municipale, cimitero, eccetera. Una pratica che mi veniva portata sul tavolo, entro 2 ore veniva firmata, veniva iscritto a restare in quale? Un comune vicino, limitrofe. Quindi la cosa che diceva anche il nostro candidato a sindaco, l'ordinario, bisogna rispettare il cittadino dal momento che si presenta nel nostro ufficio e che il comune deve essere aperto. Il comune deve essere proprio a disposizione dei cittadini, proprio per agevolare questa trasparenza, proprio questa trasparenza. E quindi io mi trovo nel Movimento 5 Stelle, proprio per questa innovazione che ho dato sia nella mia ripartizione che avevo e anche qui nella possibilità di dare un contributo anche alla prossima amministrazione che ci sarà qui a Castellammare. Questo è l'importanza dell'ordinario, il controllo del personale, il controllo degli obiettivi, incominciando dall'operaio fino al dirigente. E la proposta proprio, la tematica è che ha il Consiglio Comunale, è proprio di dare gli obiettivi e nello stesso tempo il controllo degli obiettivi. Questo è il momento. Va bene, la ringrazio. Ci sono altri interventi da parte del nostro pubblico? No. E allora ci abbiamo a conclusione. Quindi innanzitutto ringrazio il Presidente Cadello Barbato che ci ha ospitato, ciao a tutti quanti. E quindi abbiamo iniziato la quarta edizione degli incontri con i candidati a sindaco. Ci auguriamo di non sentire sempre le stesse chiacchiere, le stesse parole, le stesse promesse che faremo al museo. Non più qui si sa, questa volta chissà dove verrà fatto. E chiudiamo con, avrei voluto fare tante altre domande, invece ancora di più sul turismo, sulle fabbriche in dissesto. Giustamente bisogna difendere l'apparato industriale, ma anche se difendessimo attualmente, come si fa, se difendessimo l'apparato industriale non andremmo a creare un solo posto di lavoro in una città che ha tantissimi disoccupati e quindi andremo a difendere solo l'esistente, ma non creeremo un solo posto di lavoro nuovo che probabilmente può venire soprattutto attraverso il terziario, quindi il turismo, e lì bisognerebbe autenticamente... E naturalmente l'aspetto sociale. Ecco, l'aspetto certo, e torniamo a una cosa che secondo me è fondamentale, sembra una barzelletta, ma per noi il reddito di cittadinanza e il microcredito sono due cose fondamentali per dare ossigeno a questa città. E ecco, il lavoro, come dice Beppe, lo ripete 4-5 volte, non è la soluzione, come il lavoro che esiste oggi non è la soluzione, anzi io ho questi 2 milioni che potrei buttare nelle tempe, che mi danno a mangiare, 200 persone, posso aiutare 1.000-2.000 famiglie. C'è un ragionamento oggettivamente importante. Sì, avrei voluto parlare anche del forte trasformismo. Cioè, ci sono candidati che sostanzialmente sono stati in tutti i partiti e non hanno mai spiegato perché hanno abbandonato il vecchio partito e perché sono andati nel nuovo partito. La cosa brutta è che il nuovo partito non l'hai visto perché stai qua. E tra l'altro Centelli ha fatto proprio le accoglie, quindi il tic-tac, noi vi assicuriamo anche tutti quanti con i candidati, gli attivisti che verranno al Movimento 5 Stelle delle nostre solo 2 legislature, eventualmente forse anche solo una, poi alla fine, perché ma non c'è nessun riciclato, vi assicuriamo. Sì, allora proprio giusto per chiudere con la teoria dei paradossi stabiesi, in realtà si parla di fondazione Viviani da quasi 30 anni, da quando nel 1988 c'è stato il centenario della nascita di Viviani, però c'è stata una commissione che si è insediata anni prima e in realtà bisognava pubblicare come è stato fatto, l'unica cosa che si è fatto è pubblicare l'opera omnia di Viviani, bisognava dedicare, cioè comprare l'ex nazionale, trasformarlo in teatro comunale e altre attività che non sono mai partite. Tra l'altro la Fondazione Viviani stava per partire, una volta venne in Consiglio Comunale il grande maestro Roberto De Simone. Tra l'altro il maestro Roberto De Simone proprio pochi giorni fa è diventato una specie di direttore artistico della festa dei Gigli di Nola.
come i comuni seri lo chiamano per dargli delle attività affinché ci sia una ricaduta positiva in città. Noi l'abbiamo chiamato quasi 30 anni fa, è venuto, ha dettato anche una sorta di agenda, però come al solito l'abbiamo preso in giro, ma soprattutto abbiamo preso in giro gli statiesi. Alla domanda conclusiva è la seguente, cuffie in testa Vincenzo, quindi perfetto, di nuovo. Quindi la domanda è la seguente, ma a Castellammare per realizzare un progetto di quanti anni abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di anni, abbiamo bisogno solo di buon senso, abbiamo bisogno solo di persone per bene e di un po' di passione. Penso che non ci vuole gli altri, ci vuole solamente questi tre ingredienti qua. Va bene, allora ringraziamo. Sì, prego. Voglio sottolineare una cosa. Io faccio un grosso in bocca al lupo perché ho sentito che tutto con una certa facilità si può risolvere. Io me lo auguro. Perché avremo modo di rivederci alla morte. Ma io sembra tutto molto facile. Ci tengo a fare un po' di soldi. Sì. E si io ci tengo a dire questa stupidità. A disposizione della città. Ci tengo a dire questa cosa che non lo so. Tutti quanti mi dicono speriamo. Io dico semplicemente guardate la Sicilia. La Sicilia hanno fatto capire chiaramente che la politica non è difficile. Noi ci hanno raccontato che la politica è un equilibrismo incredibile, difficilissimo, ci vogliono dei professionisti che ci riescono eccetera eccetera, quando invece la politica abbiamo visto ci sono due righe, da domani si cancellano le province, cioè la politica è scelta, poi ci sta il tecnico che la riempie, quindi ecco, volere fare le cose, lì stanno uscendo, hanno fermato il MUOS, stanno ripubblicizzando l'acqua, hanno cancellato le province nel momento in cui lavoravano col Movimento 5 Stelle, adesso l'hanno cacciato fuori e probabilmente si è fermata, però quando si vuole, con un po' di volontà e di disponibilità, le cose diventano, la politica diventa semplicissima, scelta e applicazione delle scelte. Va bene, allora siamo giunti alla fine dell'incontro con Vincenzo Amato, candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, vi ringraziamo, appuntamento a sabato prossimo Catello con Edoardo Melissi, giusto? Sì. Grazie.